Salve ragazzi, sono Flo di YouTube, benvenuti a questo nuovo video. Oggi andiamo a parlare di quel che è stato lo special event targato NXT TakeOver Philadelphia. Partiamo subito quindi molto 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 veloci come sono tutte le nuove recensioni e andiamo al primo match dove quelli della Undisputed Era, Bobby Fish e Kyle O'Reilly mettono in palio il loro titolo di coppia contro gli ex comunque campioni di coppia, gli Authors of Pain, accompagnati ovviamente da Paul Ellergin. E è stato un match praticamente a protezione degli Authors of Pain, che probabilmente debutteranno nel main roster. Si sono fatti vedere molto forti, non hanno perso in maniera completamente pulita. Quindi O'Reilly e Bobby Fish mantengono i loro titoli di coppia. Comunque è un buon match, è relativamente godibile. E per iniziare lo show, per darci un po' quella frizzantezza targata NXT, è una cosa completamente perfetta. Qui si vede il microfono, ma non scandalizzatevi. Detto questo, partiamo subito con il secondo match, dove The Velvet in Dream fa un'entrata spettacolare. Velvet in Dream, ho adorato questa entrata. È un po' l'entrata che stanno facendo ad NXT con tutti i personaggi nuovi. L'ha fatta Tyler Breeze in passato, l'ha fatta Bobby Roode. Comunque, quei personaggi un po' importanti che stanno iniziando ad emergere avranno sempre ad NXT un'entrata un po' più elaborata. Sappiamo che Triple H comunque è fissato con le entrate ed è una cosa ottima. Quindi Velvet in Dream affronta Keisuke Sono. È un match che non mi è piaciuto magari come il primo di Velvet, non riesco a dire Velvet in Dream oggi, come contro Aleister Black, era stato un feud pazzesco quello a mio parere. Comunque Keisuke Sono perde. Mi dispiace vedere Keisuke Sono con questa gestione, ma ci può stare per far emergere talenti. Abbiamo visto in precedenza nello scorso TakeOver perdere, abbiamo visto nel nuovo TakeOver perdere nuovamente, lo vedremo forse nel main roster, lo vedremo probabilmente avanzare, non si sa. A mio parere Keisuke Sono comunque è una fonte impressionante di esperienza e di capacità generali sul ring che ti può fare crescere ed elevare chiunque, quindi farlo perdere contro The Velvet in Dream è stata una scelta più o meno sensata, nonostante comunque dispiace vedere il buon Chris Hero perdere. Ember Moon sconfigge Shayna Baszler, è stato il suo primo match importante dopo il Mae Young Classic e qualche cosa vista comunque nell'ispezione NXT, dove ha attaccato gente a casa, ad esempio Kairi Sane, per più o meno metterla fuori dalla zona titolata. È stata una scelta molto intelligente. Mi è piaciuto come match Ember Moon, torno a dirlo, è pazzesca, è fantastica come lottatrice, mentre Shayna Baszler non è una wrestler spettacolare, non ci si può aspettare che faccia un match alla Asuka, alla Sasha Banks, alla stessa Ember Moon, alla Charlotte. Insomma, è una wrestler sporca, è una wrestler che ti lotta a terra, una wrestler piena di sottomissioni, ma è una wrestler sporca, è una quasi brawler, passatemi il termine, perché ti andrà a sfinire. Infatti nel post match, visto che non ci sta a perdere in questo modo dopo aver dominato quasi tutto il match, eseguisce su Ember Moon nuovamente una presa e praticamente la fa svenire, e così da magari provare a continuare con il feud. È comunque un match che ha avuto 10 minuti, dove in quei 10 minuti almeno 8 ci sono state prese da parte della Baszler, e forse per questo può aver annoiato molte persone, ma a me sinceramente ha divertito, perché la Baszler comunque sul ring ha portato una storia. A mio parere, nonostante sia una personaggio che bella, fantastica, è riuscita a portare una storia e raccontarci la faida che hanno avuto durante tutte le settimane che ci hanno portato ad NXT TakeOver Philadelphia. Aleister Black affronta Adam Cole. E ragazzi, questo è stato davvero un bellissimo Extreme Rules match. È stato godibile perché comunque abbiamo l'intervento anche dell'Undisputed Era e della Sanity ad andare a aiutare Aleister Black, non so il motivo, ma ci sta, perché comunque c'è una faida in corso tra le due fazioni, quindi ci sta, l'ho accettato pienamente. Aleister Black fa delle manovre davvero interessanti, come Adam Cole dimostra ancora una volta di essere probabilmente uno dei grandissimi elementi pedina del futuro della WWE. Vince Aleister Black, Adam Cole perde ancora, ma penso che non sia assolutamente una sconfitta dalla quale ne esce, diciamo, malandato, ne risente. Comunque Aleister Black in questo modo prima o poi dovrà avere una chance titolata. Main event: Andrade Cien Almas, Lidl, accompagnato ovviamente da Zelina Vega, affronta Johnny Gargano. Ho adorato il fatto che ci sia stato il segmento Zelina Vega Candice LeRae, è stato fantastico, lo volevo assolutamente vedere. Ma il match, con una durata di 32 minuti e quasi 20 secondi, è stato davvero una perla, perché non sono un grandissimo fan di Andrade, Cien Almas in generale, sono piuttosto un grande fan di Gargano, però
hanno avuto un'alchimia fantastica, hanno fuso i due stili di lotta ed è un match assolutamente che si merita, a mio parere, il 10. Ho dato 10 a pochi match, ma a questo match io mi sento di darlo. È forse uno dei migliori main event avuti nella storia di TakeOver, forse il migliore, e a mio parere ampiamente paragonabile a quello avuto tra Neville e Zayn. E quindi questo è stato in generale NXT TakeOver Philadelphia. Voto allo Special Event targato NXT un bel 8. Davvero godibile, match buoni, hanno portato avanti le storie, hanno raccontato le storie che c'erano e quindi questo era tutto su NXT TakeOver Philadelphia.